Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa volta vi faccio vedere gli acquisti raccimolati in questo periodo. Sto registrando col telefono, ditemi se la qualità è migliore. Comunque, la mia mamma mi ha preso questo mini qui blu, che arriva a tre quarti, con il pelettino carino, tutta la cerniera, a 15 euro, e mi ha preso il parka, quello verde con la finta lanina, cappuccio, per farlo vedere. Farò delle foto, le metterò su Instagram e su 21Wombat. Seguitemi anche su Instagram e 21Wombat. Continuando con l'abbigliamento, ho comprato Date Zenis, infatti. Date Zenis. Sto registrando? Sì. Ho comprato questo maglioncino rosa, carino, si è tutto dentro di me, con il collo fatto così, le maniche molto ampie che finiscono con l'elastichino, arriva abbastanza lungo, ma lunghissimo, però mi è piaciuto subito vedendolo addosso alle commesse. pagato 22,99. Volevo aspettare i saldi, ma non ho resistito, non ce l'ho fatta. Poi da Target ho fatto diversi acquistini. La light box, ovviamente ce l'ho anch'io, e scriverò tutte frasi motivazionali, però mi piaceva, carina, era carina per fare foto, per fare video, la voglio usare come frasi motivazionali giornaliere. Questa pagata 10 euro. Non c'era più quella da 7, l'ho messa a 10. Poi a 4 euro ho preso l'agenda settimanale, quella che parte da 31 dicembre 2018, e va dove scrivete tutto quello da fare nelle giornate per tutto l'anno, come vedete, tutti i mesi. 4 euro, carissima, quindi ricordo tutto. Poi sempre da Tiger ho preso, guardate che c'è un po' di rovina, questo qui a 2 euro, che io ho già, che sarebbe il mini padino in silicone per pulire e scrabare la pelle per il viso. Io ce l'ho sull'azzurrino, l'ho preso anche per rosa, questo ho pagato 2 euro. Poi ho comprato questi guantini, quelli a metà dita, tutti viola con tutti i berluccini, secondo il fidanzato, messi in pandan, un abbinamento con la fascietta viola, che è molto carina, come vanno ora, molto bellina. Pagata mi sembra sui 2 euro le fasce pure, ecco, del genere, 4 euro e 2 euro, mi ricordo se 2 o 4. Poi ho preso questi guantini pelosini, che voi
infilate, ce l'avete intero. Se dovete toccare qualcosa si apre e rimane così. Il telefono e rimane così. Se non lo toccate non tornate. Anche questi pagati o 2 o 4. Peggio. Sempre in abbinanza con, come dice la mia dorata mappetta, ho preso questa fascietta qui, nera con il nodino, sempre 2 euro o 4 euro. Stavolta preso più abbigliamento. Poi, ho comprato all'Ipershop in offerta la mia tinta preferita della L'Oreal, Excellent Cream. Mi piace un sacco. Per chi dovesse averne bisogno, copre perfettamente i capelli bianchi. Era in offerta sui 6 euro qualcosa, di solito è quasi 10 euro. Se sentite rumori, è casa mia, c'è casino. Fate stare. Poi, sempre da lì qui sopra, cosa ho preso? Questo qui. Questo Fresh and Clean, detergente mani e viso, ipoallergenico, pelle sensibile con acqua micellare. Mi piace. Devo vedere se è veramente ipoallergenico, perché non si sa mai. È un barattolo da 300 ml, l'ho pagato 1,79 euro, 1 euro qualcosina, meno di 2 euro. Poi da Ipershop sempre, ho preso queste 2 maschere qui. Questa l'avevo già provata, l'ho ripresa, il cirottino per il naso al carbone, e toglie veramente tutto quello che avete sul naso, se lo toglie. Io ve la faccio vedere per bene, veramente vi toglie tutto. Pagato, non mi ricordo se 2 o 4 euro, non ricordo, però dalla Royal Beauty. La Royal Beauty è venduta da Ipershop. Sempre da Ipershop ho preso questi peccettini, questa maschera occhi energizzante. Sto provando quelli della Kiko, quelli di peccio, sono i petti contornati, mi piacciono molto. Pagati più o meno al solito prezzo, sui 2 o 4, non mi ricordo, però la Royal Beauty ve la consiglio. Poi da Tigotà ho preso questa crema corpo idratante con cocco bio della Biotech Italiana. Visto che ultimamente in giro ho sempre le mani secche, me la metto in borsa. Pagata meno di 2 euro, 2 euro qualcosa. La marca è la Biotech Italiana. Sto provando la Biotech Italiana, l'olio viso al melograno, è buono, fa il suo lavoro, però puzza tanto. Ha un odore un po' pesantino. Questo spero che profumi tanto di cocco, perché amo il cocco. Poi ho preso questo spazzolino da viaggio della Colgate e anche il suo dentifricio da viaggio. Quando devo andare da qualche parte a mangiare, almeno spazio di dentifricio. Pagati, poi dai cinesi ho preso a 99 centesimi il rasoio per le sopracciglia, la lametta piccolina, finalmente posso utilizzarla. 99 centesimi pile della Igostar. Ultima cosina, me l'ha regata la mia mamma. Questi vengono in farmacia a 5 euro. Io 5,90 euro per il soggetto. Con cristallo Swarovski della Biojou. Questi
bellissimi orecchini di brillucci. Questo, ah no, c'è ancora un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Questa candela l'ho usata dalla mia mamma. Questa qui ha il cioccolato amaro che fa un profumo, anche spenta fa un profumo allucinante, buono, buono, buono. Pagata 2,99 euro. Da, di cosa? Piccolo bottino della mattinata, ho comprato Tonkita 10 ricambi cattura polvere, quelli tipo Swiffer, le ho pagate 3,99 euro. 2,79 euro Regina Blitz pulizia di casa, io ci pulisco i vetri, ci pulisco i sanitari, sono comodissime perché voglio abbandonare l'uso delle spugne. Poi ho preso 1 euro e qualcosa il salvamano della Walking sotto guanto assorbi sudore, l'ho preso per metterlo sotto i guanti di plastica. Poi ho preso 1 euro e tanti, 2 euro e tanti, questi due blocchi per il che io scrivo il diario tutti i giorni, li avevo finiti, li ho ricomprati. Abbiamo preso questa lampada sotto contrattazione dagli indianini, quelle che ci mette delle pile e funziona senza corrente, molto carino, poi rosa. Ultimo l'ho preso oggi, 13,99 euro, il siero bava di lumaca rigenerante con collagene vegetale viso, era un po' che lo puntavo, finalmente l'ho preso. Ho visto su Beautiful che ha 5 foglioline, quindi anche un buon inci, speriamo funzioni. Tutta la spesa l'ho presa da Tigotà. Vi lascio al video, ciao. Basta, questo era l'haul. Spero che vi sia piaciuto, nonostante non riprenda con la videocamera perché mi stanno dei problemi. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e un commentino per supportare questo canale, iscrivetevi ovviamente e ci vediamo al prossimo video. Bye!